suo caso, Guido Gabrieli. Benvenuto. Allora, appena ci sono domande fatemi dei gesti così vi vedo subito e vi do la parola. Eccoci qua. Comincio io sul chiederti come vi è venuto in mente di mettere in scena con questa, diciamo, voglia anche di denudarvi in tutti i sensi in un film del genere, cioè come è nata poi l'idea di prendere davvero in mano quel progetto antico di cui si parla all'inizio. L'idea è venuta e come hai convinto lui che non fai il registro di mestiere? Allora io a un certo punto ho fatto una telefonata a Guido e gli ho detto io non ci sto capendo su questa mia malattia e devo fare qualcosa, devo raccontarla. E lui mi disse, ma ti ricordi che dovevamo fare un film 26 anni fa, io me l'ero dimenticato, siccome io conservo tutto mentre lui butta tutto, e sono andato a riprendere i reperti, dei progetti, le vasi, e ho trovato questo che si doveva intitolare proprio Noi non siamo come James Bond, creando il primo grande problema, perché lui, essendo molto british, dice è un titolo che non funzionerà mai, non lo venderà, e poi come lo traduciamo in inglese, eccetera, e questa è stata la mia prima grande battaglia. La seconda è stata quella di spingere lui a farlo, ma in realtà non è stata una battaglia, perché attraverso il telefono ha capito che era una cosa molto importante per me, che solo lui poteva farla, e quindi l'ha fatto. Lui non aveva mai raccontato la sua malattia, quindi per me è stato un... raccontando la mia amicizia con Mario, che è del tutto peculiare, perché di fatto cominciò con un viaggio a seguito del quale cambiammo le città di destinazione. Sono andato a vivere a Milano, lui è andato a vivere a Roma, e per 30 anni e passa ci siamo sentiti così vicini, vivendo in due città diverse. E pertanto il buttarmi in un film del genere è stato un modo di riaffrontare un altro modo di viaggio, e devo dire che per me è stato quasi più bello fare il film e ricordare dentro molte cose, quelle girate, non girate, quelle non montate. Tant'è vero che poi, avendo visto a distanza tanti diversi montaggi del film, a volte gli dicevo ma mi scordavo di che cosa avesse lasciato, potrei anche dire delle cose che ci sono stati in montaggi precedenti che non mi ricordo. Quindi ho una visione, se vogliamo dire, più olistica del film. Ma in realtà, appunto, cioè te che vieni dal cinema documentario, hai lasciato, sembra quasi ogni tanto abbia lasciato a lui la parte più teorica anche dell'appurazione, cioè tu sei, diciamo, più pratico anche nella gestione, diciamo, della messa in scena chiaramente, però sembra quasi che il messaggio dell'appurazione teorica anche delle vostre malattie, del vostro rapporto, passi più da lui. Beh, ma non a caso si chiama Guido, non a caso ha condizionato la vita di alcune persone in maniera molto negativa. Ci sono persone che lo seguono, anche sono venute da Latina. Io ringrazio Giancarlo che appare nel film, Ines, e come ringrazio tantissimo Daniela Bianchi, che è la nostra metra e madrina a pianto per la prima volta. Lei che è una bon girl non può piangere. Ringrazio, cioè, qui ci sono anche tre di coloro che hanno reso possibile il film. C'è Gianfilippo Pedote, che ha collaborato alla produzione e ci segue da sempre,
c'è uno dei tre direttori della fotografia, questo è Andrea Foschi, e c'è uno dei due montatori, Tommaso Orbi. Guido si chiama Guido non a caso, però come dire, per farvi capire, no, che io sono completamente succube, per cui in realtà poi la regia alla fine l'ha fatta lui, nei viaggi le destinazioni le stabiliva sempre lui, io non potevo dire assolutamente niente e godevo a quel punto quando andava qualcosa storto, perché metteva in discussione lui, e mi ricordo appunto di una fantastica scatola di sardine proprio in Islanda, eravamo affamatissimi perché non bisognava mangiare, bisognava risparmiare soldi eccetera eccetera, che lui tentò di aprire maldestramente con un coltello, si sporcò tutti i pantaloni di un olio rosso, l'unico paio di pantaloni, perché viaggiavamo proprio con quegli zainetti, e la puzza l'ha reso assolutamente ridicolo a tutto il resto dell'autobus, però poi la puzza non la sono potuta sorbire io, quindi capisci che è inestricabile questo, non so se ho risposto. Sì, dai l'idea, no, sempre se ci sono domande alzate le mani, eccone, adesso per poi ce n'ho una curiosità grossa. Penso che il vostro film sia stato un film sul coraggio, principalmente, cioè il coraggio di aver superato la tragedia nella vita e il coraggio di averlo fatto vedere in un film, che non è da tutti. Volevo chiedervi come immaginate che avrebbe reagito come persona Sean Connery, come attore James Bond, di fronte a un problema di salute come quello che avete vissuto voi? L'attore o il personaggio? Questo è la questione che poi alla fine si risolve del film, perché noi inseguiamo un attore e scopriamo la persona, evidentemente. Alla fine, almeno per il mio vissuto, come dico a Mario, alla fine abbiamo fatto questo viaggio e la vita è migliore del film. E alla fine, nonostante tutto, forse anche per Sean Connery è così. È un modo per dire che non gli è piaciuto il film, comunque. Io devo andare avanti così. La cosa divertente è che in uno di questi tanti montaggi che abbiamo fatto per mettere e registrare, perché poi io sono cresciuto nella considerazione della mia malattia e del vedere questo film trasformarsi in un vero film di amicizia, in uno dei tanti montaggi c'era un pezzettino che abbiamo tolto in cui io dicevo: ma Guido, se noi proponessimo agli sceneggiatori di James Bond di farlo ammalare di tumore, che succederebbe? E di fronte a questa idea ci siamo assolutamente scaldati, poi siamo stati superati a sinistra perché Skyfall, che è un bellissimo film, peraltro diretto da Sam Mendes, mostra un Bond molto più debole, più adatto ai tempi, più vicino a noi. Insomma, noi ci stavamo avvicinando verso di lui per cercarlo, poi in realtà abbiamo scoperto che era lui, Sean Connery, che si stava avvicinando a noi.